Ciao a tutti! Allora, quello di oggi è un video speciale. Speciale perché oggi, 25 novembre 2013, festeggio, tra virgolette, il mio primo anno su YouTube, quindi il mio sarebbe il mio completubo, così si chiama. Il mio completuber è un anno dall'iscrizione, quindi su YouTube, da quando ho aperto il mio canale. E non pensavo fosse passato così tanto, sinceramente me ne sono resa conto ieri andando a guardare, ho detto caspita, è già un anno e sono felice, veramente felice di aver intrapreso, diciamo, questa strada, tra virgolette, questa mia passione. Di averla portata qui su YouTube. Ricordo già, ricordo la prima volta che ho caricato il mio video, il mio primo video su YouTube. Anzi, se volete andatelo a guardare, a luci e a droci, proprio un video tutorial proprio fuori dal comune. Non che sia, diciamo, migliorata. Però piano piano mi sto migliorando con luci, postazioni, editing di video, insomma, piano piano migliorerò, insomma. Ed era, mi sembra, un video tutorial di un make-up per gli occhi castani, penso. Sui toni del verde, mi sembra. Sì, nel verde, perché io praticamente ho iniziato direttamente con un video tutorial senza presentazione niente. E molto timida, guardo proprio un video, guarda, ci penso, ogni tanto me lo vado a guardare un po'. E niente, diciamo che in questo anno, primo anno, non ho fatto molti video perché sto cercando di capire un po' anche come YouTube, cosa può piacere, cosa non può piacere. Infatti continuo a guardare i video degli altri YouTuber, se lo facevo prima continuo a farlo anche ora perché mi piacciono, vedo comunque anche come si comportano loro e magari mi aiuta, prendo spunto. E quindi ho realizzato pochi video, ho tantissime idee, spero che voi continuate a seguirmi e a darmi comunque la carica giusta per continuare a fare questi video. E sono arrivata a non so quanti iscritti, non tantissimi, ma si dice buoni ma pochi o pochi ma buoni. E spero che aumentino piano piano, ma sono felice di essere approdata qui su YouTube. Sono contentissima che voi mi seguite, non riesco più a parlare oggi. Comunque che mi seguite anche sulle varie pagine, quindi sulla pagina Facebook, qui su YouTube, sul blog. Quindi il video di oggi è per tutti voi, perché per voi ho un regalino per appunto questo primo anno su YouTube, per il mio completube, un regalino per tutti voi, quindi un giveaway. Inizio a dire le regole subito, così non ci perdiamo. Ovviamente le scrivo tutte sotto nell'info box, quindi andate a leggere perché sicuramente mi dimenticherò qualcosa, ma vi conviene comunque andare a leggere. Prima di dirvi le regole, ci tenevo a ringraziare tutti voi, ringraziare quelli che mi seguono dall'inizio, quelli che mi seguono da poco, insomma quelli che mi seguono, e ringraziare anticipatamente anche quelli che inizieranno a seguirmi. E premetto, cioè mi auguro che voi iniziate a seguirmi non per il giveaway in sé, ma perché avete comunque il piacere di seguirmi, avete visto magari qualche video e vi è piaciuto, o magari, non lo so, vi incuriosisce qualcosa di me e quindi avete deciso di seguirmi, perché diciamo mi fa molto più piacere, ci sia comunque una motivazione. Mi piace comunque avere
persone che vogliono interagire con me, vogliono magari non so, darmi consigli, commentando comunque i video e dirmi quello che piace, quello che non vi piace, insomma, interagire con voi, perché diciamo che in questo anno ho avuto poco modo di interagire con le persone, perché comunque è normale, sono all'inizio, quindi non posso pretendere chissà che cosa. Comunque mi piacerebbe, appunto, ripeto, avere persone del genere, che mi seguono persone così, in modo comunque di avere quindi un rapporto con voi, di interagire con voi, perché mi fa veramente piacere. Quindi niente, vi dico le regole velocissimo, perché questo video sarà lunghissimo, me le sono scritte così non le dimentico. Prima regola: iscriversi al mio canale, e se volete potete iscrivervi anche alla pagina Facebook, al blog. Mi fa veramente piacere se oltre a YouTube mi seguite comunque anche per esempio su Facebook, in modo così da interagire ancora di più con voi. Poi, seconda regola, essere maggiorenni, o avere comunque il permesso dei genitori, e me lo scrivete nei commenti poi, nel vostro commento. Seconda regola, essere residenti in Italia. Terza regola, aggiungere questo video ai preferiti, in modo tale comunque che il video possa quindi girare e possono vederlo anche tante altre persone. Ultima regola, lasciare commenti sotto questo video. I commenti sono illimitati, però vi chiedo cortesemente di non postare commenti senza senso, tipo, non so, un ciao, bel giveaway, ABCD, cose del genere. Di non spammare e di non lasciare dei commenti uno dietro l'altro, ma magari aspettare un po' e lasciare poi il commento, in modo tale che comunque anche le altre persone hanno la possibilità quindi di commentare. Intanto qui si è andata la luce. Comunque, se dovete lasciare appunto i commenti in base a quello che vi chiederò io. Cioè, qual è il ricordo più bello, quindi il ricordo speciale del Natale? Cioè, tipo, avete vissuto un Natale e lo ricordate appunto per un qualcosa di speciale che è successo. Quindi qual è, ripeto la domanda, qual è il ricordo più bello speciale del Natale? Scrivetemelo nei commenti. Il commento più bello vincerà il giveaway, quindi la vincitrice la sceglierò io, il commento più bello lo sceglierò io e ci sarà solo una vincitrice. La durata del giveaway parte da quando posterò questo video e poi la chiusura, il termine, quindi la chiusura del video, del giveaway, scusate, il termine del giveaway. Lo scriverò a sorpresa nell'info box, quindi andate a consultare, a guardare l'info box, attenzione. E niente, vi faccio vedere i premi, il regalo, scusate, premetto che sono dei regalini piccolini, perché comunque non posso permettermi di comprare chissà che cosa. Sono fatti col cuore perché l'ho presi apposta per voi. E ve li faccio vedere. Allora, come primo regalino, ho deciso di prendere per voi questo rossettino dell'Avon Color Trend. Non ve lo apro, è imballato, è nuovo, quindi nella sua plastica, ed è il colore Bubblegum Put. È un colore molto delicato, è un rosa tenue, un rosa, un nude, molto sheer, quindi che non va a coprire molto, non è molto coprente, che penso si adatti alle labbra, quindi il colore delle labbra di tutti e può piacere a tutti, quindi questo qui. Ovviamente poi vi metto le foto dei premi, così potete vederli meglio, visto la luce poco non decente. Il prossimo regalino è ultimo, è un regalino che ho realizzato io. Se mi seguite sapete che ho anche una pagina che si chiama La Bizzarre Bottega. Se vi va vi metto il link, così potete andare a
a dare un'occhiata. Lì faccio vedere quindi le cose che realizzo insieme a mia sorella, quindi gioielli in pettamento, quindi in fimo. E quindi ho deciso di regalarvi una cosa fatta a mano da me, e sono questi orecchini bellissimi, questi orecchini tondi in fimo ovviamente, con sopra una farfalla colorata sempre in fimo, quindi sono tutti fatti in fimo con questa farfalla, e alla fine quindi un pendente sul viola, perché questi orecchini sono sui toni del viola, e spero vi piaccia. Quindi i premi sono questi: il rossettino rosa dell'Avon e gli orecchini a farfalla della Bizarre Bottega. E niente, spero che vi piacciono, spero che partecipiate in tante, spero di non aver dimenticato nulla. Vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao!